Benissimo, mi trovo qui negli uffici della squadra mobili. Accanto a me, qui alla mia sinistra, è il dirigente della squadra mobili, dottor Maurizio Cimino. Accanto a lui c'è il dottor Sandro Federico, responsabile della squadra speciale della Questura di Firenze, che da un anno, anzi esattamente da 14 mesi, si occupa a tempo pieno delle indagini per la identificazione del maniaco. Ecco, abbiamo sentito, dottor Cimino, cosa ci ha detto il criminologo, cosa ci ha detto il nostro collega, il mio collega inglese, quello che hanno fatto in Inghilterra per trovare il mostro dello Yorkshire. Ecco, torniamo in casa nostra, torniamo al maniaco che ha colpito una settimana fa, appunto dall'uccisione dei due francesi, della Nadine Mourouat e di Jean Cavicelli. Ecco, a che punto sono le indagini? Dunque, le indagini si sono cominciate un anno fa, continuano. Noi stiamo raccogliendo da un anno una massa di elementi, Dopo di il settimo dati, delitto, dopo il naturalmente. settimo delitto. Abbiamo raccolto tutta una massa di dati, di elementi che versiamo nel computer e questo tipo di lavoro sta continuando e continua. Perché attraverso queste informazioni versate nel computer, incrociando queste informazioni, noi speriamo, pensiamo di poter avvicinarci alla soluzione del caso. Ecco, dottor Cimino, che tipo di informazioni mettete nel computer? Ecco, abbiamo, in questi giorni Sì. anche, sono apparse alcune indicazioni. Il maniaco è molto alto, è grosso, ha i piedi il numero 44. Alcuni hanno azzardato anche un identikit di tipo astrologico, è dei gemelli. Ecco, diciamo, ecco, quali sono, se si può sapere, quali sono le informazioni che date, che richiedete dal computer? Le informazioni sono, noi lavoriamo per grandi numeri, evidentemente. Evidentemente non posso scendere adesso nei particolari del tipo di informazioni, di dati che raccogliamo e che versiamo nel computer. Posso fare l'esempio di tutti gli accertamenti che si stanno facendo su tutte le calibro 22 dello stesso pistola usata dal maniaco, vendute in Toscana negli anni 60. Dagli anni 60 in Prima, poi. Eccoci, a questo questo, punto. ecco, mi consenta, Sì. solo questo accertamento comporta migliaia e migliaia di dati che vengono inseriti nel computer. Ecco, questo è un dato molto interessante, quindi la parola la passerei in questo momento al dottor Federico, che ci ha portato una pistola, l'abbiamo già vista nella scheda del collega Sì. Spinoso. Questa è la calibro 22. Questa calibro 22 che appare nel 1968 nel delitto di Signa, il primo delitto, che riappare negli altri. Siamo sicuri che è sempre la stessa, Sì, dottor è una Federico? comunissima pistola Beretta calibro 22 della Long Rifle della serie 70. I magistrati, in occasione dei vari delitti, hanno incaricato dei periti qui della Polizia Scientifica di Firenze e del Criminal Poll di Roma, i quali hanno accertato, direi assolutamente senza alcun dubbio, innanzitutto l'identità dell'arma nei vari crimini, ma anche il tipo dell'arma, cioè questa semplice arma, molto comune, molto venduta, specialmente negli anni 60. Proiettile. Questi famosi proiettili, ha detto che si vendono venduti in scatole da 50, ne sono Vengono già venduti. state usati 63, il manico ne è Sì, già usato 63 sì, volte. sembra della stessa partita. E quindi non si sa quanti proiettili può avere a disposizione, perché mentre un tempo si potevano comprare anche 3, 4, 5 scatole, se li ha Sì. comprate sono una vecchia partita. Dopo le leggi sull'antiterrorismo invece ci sono una regolamentazione, no, dottor? Sì, certo, la legislazione degli anni 60 era evidentemente più elastica nel campo dell'acquisto delle armi e dei proiettili. Ecco, dottor Cimini, quali le difficoltà maggiori che incontrate in questa indagine? Le difficoltà sono molteplici. C'è il fatto che il maniaco colpisce in una zona molto vasta, evidentemente tutta il circondario di Firenze, è zona ricca di boschi, colpisce finora almeno in situazioni di assoluta sicurezza per lui e quindi in situazioni in cui non vi sono testimoni oculari. E colpisce di notte. Ecco, scusi, dottor Cimino, differentemente dal mostro dello Yorkshire che faceva salire sul suo camion delle prostitute che incontrava in strada, c'era la possibilità di farsi notare. Evidentemente, evidentemente.
E poi chiaramente la difficoltà maggiore è quella che manca qualsiasi rapporto, qualsiasi legame fra il maniaco e le vittime, e quindi viene meno quello che è uno degli elementi indispensabili per un'indagine di polizia giudiziaria, cioè il movente. Qui ci troviamo di fronte a una persona che non ha nessun movente nel colpire. Cioè, dicono i criminologi, c'è il movente di natura sessuale. Sì, cioè, però che non unisce tutti gli otto delitti, perché il primo era più di natura passionale, almeno dalle tracce lasciate dall'assassino. Ecco, nel primo omicidio, quello del 68, non c'è stato nessun maniaco, non ha infierito sul cadavere della donna. Così come non ha infierito in altri due casi, quelli mi pare citati nel servizio che ci ha preceduto, cioè nel caso del ragazzo di Bacchiano e nel caso dei due tedeschi, perché in quel caso colpì due uomini, probabilmente commettendo un errore. Scusi, dottor Cimino, due domande veloci, perché dobbiamo andare avanti. Molti telespettatori hanno chiesto perché voi escludete che possa essere una donna. Seconda domanda, c'è, come abbiamo sentito nel collegamento con Londra, uno schema che vi siete fatti in Italia, che questo assassino dovrebbe essere una persona sola, mentre invece l'assassino dello Yorkshire si è dimostrato essere una persona che aveva una regolare famiglia. Dunque, per quanto riguarda il sesso dell'assassino, noi parliamo di uomo sulla base del modus operandi del maniaco. Evidentemente. Per quanto riguarda poi il fatto di cui faceva cenno, partiamo dall'ipotesi che viva da solo, questo non è del tutto esatto, non è che partiamo dall'ipotesi che viva da solo, noi pensiamo che viva o da solo o comunque che non abbia che non sia sposato, ecco, questo sulla base delle indicazioni che ci hanno dato gli esperti evidentemente del settore. Poi dopo Scusa Alberto, una sola altra domanda. Ecco, qui alla questura di Firenze arrivano continuamente telefonate di cittadini, alcuni danno consigli, altri. Ecco, voi cosa vi aspettate dai cittadini? Dunque, dai cittadini eventualmente ci aspettiamo che ci diano il più possibile informazioni precise, che non ci diano, non è una prova di superbia, ma che in questo momento non ci diano consigli su come condurre le indagini. Noi stiamo studiando la possibilità appunto di installare un telefono a cui i cittadini possono rivolgersi per dare informazioni non anonime. Noi garantiamo l'anonimato delle persone che ci telefoneranno, però con noi non dovranno essere anonime evidentemente. Naturalmente ho rinnovato l'appello qui della questura ai giovani, a molta cautela, molta